Nella prima metà degli anni 30, il laboratorio di Via Panisperna, a Roma, è un moderno centro di ricerca che riunisce attorno alla figura di Fermi un gruppo di giovani e brillanti fisici impegnato in importanti ricerche nel campo della fisica nucleare. Ma chi sono i ragazzi di Via Panisperna? Franco Rasetti è un vecchio amico, compagno di studio, primo collaboratore di Fermi. Dopo aver lavorato sui neutroni lenti, lascia l'Italia e si trasferisce in America. Qui rifiuta di far parte del progetto Manhattan, dichiarandosi profondamente contrario al coinvolgimento degli scienziati nelle ricerche belliche. Tra i primi ad essere convocati a Roma troviamo anche Emilio Segré, che viene iniziato alla fisica da Fermi. Rifugiatosi negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali, partecipa al progetto Manhattan e nel dopoguerra indirizza le sue ricerche alla fisica delle particelle elementari. La scoperta dell'antiprotone gli vale il premio Nobel nel 1959. Il destino di emigrare all'estero con lo scoppio della guerra tocca a molti di loro. Particolare però è il caso di Bruno Pontecorvo, unico esempio di fuga di cervelli da ovest verso est. Pontecorvo entra nel gruppo appena 21enne e pochi anni dopo si reca per lavoro a Parigi. Qui abbraccia l'ideologia comunista, motivo che segna la sua esclusione dal progetto Manhattan e che lo porta nel 1950 a trasferirsi in Unione Sovietica. Solo due componenti del gruppo non sono costretti ad abbandonare l'Italia, Edoardo Amaldi e Oscar D'Agostino. Amaldi è un ex allievo di ingegneria e dal 1937 ricopre per oltre 40 anni la cattedra di fisica sperimentale a La Sapienza. Nel dopoguerra svolge un ruolo determinante nella ricostruzione della scuola di fisica italiana. Unico chimico del gruppo, Oscar D'Agostino abbandona l'Istituto del Radio di Parigi per collaborare con Fermi, proprio all'epoca in cui i coniugi Irene Curie e Frédéric Joliot stavano scoprendo la radioattività artificiale. In seguito a questa prestigiosa esperienza, inizia a lavorare presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e presso l'Istituto Superiore di Sanità. Una menzione particolare merita infine la vicenda di Ettore Majorana, divenuto famoso in seguito alla sua misteriosa scomparsa nel 1938. Negli anni sono state avanzate diverse ipotesi, mai confermate. C'è chi pensa che, avendo intuito le terribili implicazioni delle scoperte fatte dal gruppo, abbia scelto di scomparire per non dover collaborare alla costruzione di un mondo tanto spietato. L'avventura dei ragazzi di Via Panisperna è durata pochi anni, ma il contributo che questo gruppo di giovani scienziati ha dato alla fisica internazionale, attestato da due premi Nobel, è indiscutibilmente riconosciuto dall'intera comunità scientifica. Con la cattedra di fisica teorica inizia per Fermi un periodo di intensa attività. Segue un programma sperimentale insieme all'amico Franco Rasetti. Nello stesso tempo continua a coltivare i suoi interessi teorici. È un instancabile didatta, nel senso che cura la formazione dei giovani che gravitano attorno alla cattedra di fisica teorica. Cura anche i rapporti con i centri più affermati dell'Europa. Vi sono scambi culturali, insomma, comincia a farsi conoscere all'interno della comunità dei fisici europei. Nel 1929
proprio a tavolino il gruppo di Via Panisperna decide di cambiare linea di ricerca. Fino a quel momento si era occupato di ricerche relative alla fisica atomica. Si rende però conto che ormai quello è un terreno di indagine in cui non è più possibile fare scoperte di grande eccezionalità. Decide allora di rivolgere l'attenzione alla fisica del nucleo, che è una disciplina emergente. Ecco, che cosa si conosce intorno al 1929 del nucleo atomico? Si sa che è una regione dell'atomo, interna all'atomo, molto piccola. Il raggio nucleare si sa intorno ai 10 alla meno 13 centimetri, mentre il raggio atomico è 10 alla meno 8 centimetri. Tanto per fare qualche esempio, per avere qualche ordine di grandezza, se ponessimo il nucleo a Genova, i primi elettroni esterni li troveremmo a Venezia. Questo tanto per avere un'idea degli ordini di grandezza. Da cosa è costituito il nucleo atomico? Il nucleo atomico è costituito da protoni ed elettroni. Almeno questo era quello che si riteneva in quel periodo. Questo modello di nucleo atomico costituito da protoni ed elettroni verrà chiamato modello PE. Ecco, il modello PE governa lo sviluppo della fisica nucleare a partire dal 1911-12, da quando è stato sostanzialmente introdotto il nucleo, fino al 1933. Sarà proprio Enrico Fermi a demolire questo modello, sostituendolo con l'idea attuale, ancora adesso, secondo cui il nucleo è costituito solo da protoni e neutroni. Come mai questo modello è durato così tanto nella storia della fisica nucleare? Beh, perché è stato governato da un principio che chiamerò il principio di preesistenza. È molto semplice ed è tanto intuitivo che non è quasi mai stato espresso in maniera esplicita. Il principio di preesistenza dice sostanzialmente che se una particella è emessa da un nucleo, allora prima della sua emissione doveva essere contenuta all'interno del nucleo. È come se noi vedessimo uscire una persona da una stanza. Beh, l'ipotesi più semplice che noi possiamo fare è che prima di uscire quella persona era dentro la stanza. Bene, questo principio governa proprio l'evoluzione della fisica nucleare per più di 10 anni, per 20 anni sostanzialmente. E su cosa si basa? Beh, si basa sul fatto che la fenomenologia nucleare è data sostanzialmente dalle sostanze radioattive. Le sostanze radioattive emettono particelle alfa, che sono costituite da 4 protoni e 2 elettroni. E quindi l'idea che ci si era fatta era proprio questa, era che il nucleo atomico fosse costituito da protoni ed elettroni. Soltanto nel 1920 Aston suggerisce che ritenere le particelle alfa essere dei costituenti nucleari soltanto per il fatto che queste vengono emesse nei decadimenti radioattivi sarebbe come, dice Aston, se dicessimo che una pistola contiene del fumo soltanto perché dopo lo sparo dalla sua canna esce del fumo. Ma la voce di Aston rimane una voce isolata. Non ha alcun seguito all'interno della comunità scientifica. Il nucleo atomico rimane una struttura costituita da protoni ed elettroni. Nel momento in cui la meccanica quantistica cerca di descrivere il nucleo atomico, nascono delle difficoltà insormontabili. Se si guarda il decadimento beta, cioè l'emissione di elettroni da parte delle sostanze radioattive, e si guarda l'energia del nucleo padre e l'energia del nucleo figlio, cioè il nucleo padre emette delle radiazioni beta, degli elettroni, e si trasforma in un altro nucleo, beh, la cosa più immediata, se vale il principio di conservazione dell'energia, è ritenere che l'energia dell'elettrone sia pari alla differenza
tra l'energia del nucleo padre e l'energia del nucleo figlio. Beh, l'evidenza sperimentale ci dice che non è così. Sembrava addirittura che nei processi nucleari in cui erano coinvolti gli elettroni, neanche il principio di conservazione dell'energia dovesse valere. Si è dunque in una situazione di totale stallo teorico. Nel 1932 viene scoperto il neutrone e molti ritengono che con la scoperta del neutrone le cose cambino in maniera radicale, cioè si vada verso una soluzione dei grandi problemi della fisica nucleare degli anni 20. In realtà è la scoperta del neutrone, su cui ci soffermeremo qualche momento, in realtà non risolve il problema, perché di nuovo la natura del neutrone rimaneva problematica. Si pensava dovesse essere costituito, ad esempio, da un protone e da un elettrone strettamente uniti. Quindi il protone non risolve, non scaccia via gli elettroni del nucleo, ma anzi si aggiunge come un ulteriore componente della compagine nucleare. In altre parole, il neutrone complica un pochino le cose, però le complica in maniera tale da poter essere risolte. La scoperta del neutrone nel 1932 è una tappa fondamentale nella storia della fisica nucleare. È un anno, il 1932, di grande importanza. Si susseguono diverse scoperte, viene scoperto il positrone, vengono fatti studi di grande importanza per quello che riguarda lo studio del nucleo. Nel 1933 si svolge il 7° congresso Solvay. È dedicato alla struttura del nucleo. Sono riuniti i maggiori studiosi del settore. Ed è anche nota l'ipotesi di Pauli, che aveva fatto per rendere conto, o meglio per superare le grandi difficoltà che gravavano sull'immagine del nucleo composto da protoni ed elettroni. Aveva suggerito, per salvare proprio il principio di conservazione dell'energia nel decadimento beta, Pauli, che insieme all'elettrone fosse messo anche un'altra particella di massa molto molto piccola, che lui avrebbe chiamato neutrone, ma in realtà il neutrone è una particella pesante. Sarà Fermi a rinominare quella particella ipotizzata da Pauli neutrino. E appunto Pauli aveva suggerito che il principio di conservazione dell'energia potesse essere salvato se si fosse supposto che oltre all'elettrone, nel decadimento beta, fosse emessa questa altra particella, il neutrino, che portava via sostanzialmente l'energia mancante. Il congresso Solvay è denso di fatti, di comunicazioni. Su Fermi esercita un'influenza molto importante. Al suo ritorno, Fermi, dopo pochi mesi, elabora una teoria, la teoria di Fermi del decadimento beta, che costituisce proprio un punto di svolta. Fermi è consapevole di questo, infatti dirà che la sua teoria del decadimento beta è il suo capolavoro, è quello per cui sarà ricordata dalla posterità. E in effetti sarà proprio così, perché se volessimo segnare, diciamo, il punto di avvio della fisica nucleare e anche della fisica delle particelle, sostanzialmente così come oggi la conosciamo, beh, questo punto di inizio dovremmo proprio situarlo nel 1933 con la teoria di Fermi del decadimento beta. In cosa consiste questa teoria? È una teoria effettivamente molto, molto astratta, tanto è vero che Nature, la rivista a cui Fermi spedisce il suo lavoro, lo rifiuta, perché dice contiene delle ipotesi troppo astratte per essere vere, per essere reali. Fermi manderà poi questo articolo sia a una rivista italiana sia a una rivista tedesca e sarà poi universalmente accettato. In cosa consiste questo lavoro? Beh, consiste sostanzialmente nel dire che gli elettroni dentro il nucleo non ci sono.
ci sono soltanto protoni e neutroni. E gli elettroni vengono creati al momento della loro espulsione. In altre parole, l'emissione beta, secondo Fermi, è dovuta proprio alla disintegrazione di un neutrone che crea l'elettrone proprio nel momento in cui questo viene espulso. Il formalismo matematico che utilizza Fermi è il formalismo matematico della seconda quantizzazione, insomma, senza soffermarsi su questi aspetti, però diciamo che è il formalismo nella forma in cui in quel periodo si conosce e nella forma più appropriata che si ha a disposizione. Nella sua teoria confluiscono, in altre parole, tutte le conoscenze che in quel periodo ci sono, sia dal punto di vista teorico sia da quello sperimentale. Segna una vera svolta nella fisica nucleare e nella nascente fisica delle particelle elementari. Il 1934, per il gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, è un anno di particolare importanza. È stata scoperta in Francia dai coniugi Curie, Irène e Joliot Curie, la radioattività eccitata. Cos'è questa? Cioè, è la proprietà che hanno certi elementi di diventare radioattivi quando vengono colpiti da particelle alfa. Enrico Fermi vede subito in questa scoperta una possibilità. Pensa immediatamente che se le particelle alfa producono la radioattività eccitata, cioè rendono radioattivi degli elementi leggeri, beh, sicuramente la stessa cosa avverrà e ancora meglio con i neutroni. Infatti i neutroni che non hanno carica elettrica non sono respinti dal nucleo, ma possono entrare nel nucleo più agevolmente. Inizia così per Enrico Fermi un'indagine sistematica su tutti gli elementi del sistema periodico. Ovviamente Enrico Fermi aveva visto giusto, i neutroni producono meglio delle particelle alfa la radioattività eccitata negli elementi leggeri. Enrico Fermi esamina tutti gli elementi del sistema periodico e fino a quando arriva all'uranio e al torio, cioè agli elementi più pesanti, che sono già loro radioattivi. Bene, la sorpresa è che bombardando con neutroni l'uranio, Enrico Fermi vede il segno di nuovi elementi radioattivi. Cioè vede una particolare radioattività, come è noto gli elementi radioattivi non è che possono essere pesati o individuati come gli elementi chimici ordinari. L'esistenza di un elemento radioattivo ci è fornita dalle sue caratteristiche radioattive, dal tipo di particelle che emette, dalla sua vita media, dal percorso delle particelle emesse in aria. Insomma, sono le caratteristiche della radioattività che identificano e definiscono un radioelemento. Enrico Fermi pensa, e il gruppo dei giovani scienziati che orbitano intorno a lui, pensa che debbano esistere due elementi radioattivi nuovi. Il nome fissato per questi due elementi sono l'esperio e l'ausonio. Si vede qui l'acceso, come dire, nazionalismo. Ricordiamo che siamo in piena epoca fascista e Esperia era il nome con cui gli antichi greci chiamavano la penisola italiana e Ausoni era il nome con cui sempre gli antichi greci chiamavano gli abitanti dell'Italia meridionale. Orso Mario Corbino dà notizia alla stampa di questa scoperta e i toni sono trionfalistici, quasi per celebrare, come dire, il primato della cultura italiana fascista. Enrico Fermi è molto irritato da questi toni trionfalistici perché non è sicuro della certezza dei dati empirici che ha raccolto. Li ritiene ancora provvisori. E in effetti aveva ragione.
i due elementi non esistono, anche se questa sarà una delle motivazioni per l'assegnazione del premio Nobel, però i due nuovi elementi in realtà non esistono. Quello che Fermi aveva visto era una fissione nucleare, senza rendersene conto. Questa sarà la grande occasione mancata di Enrico Fermi. Negli anni 50, quando viene costruito a Chicago l'Istituto di Fisica Nucleare, c'è una statua che rappresenta un uomo curvo ed un collaboratore di Fermi chiede: ma chi rappresenta quell'uomo? E Fermi risponde: rappresenta uno scienziato che non è riuscito a scoprire la fissione. Ma ancora più pesante è la cosa se si pensa che Ida Noddack, una chimica tedesca, aveva scritto un lavoro in cui aveva proprio suggerito che i due elementi che Fermi riteneva di aver scoperto, i due nuovi elementi, in realtà non esistessero, ma fossero il segno di un nuovo tipo di reazione nucleare. Il suggerimento di Ida Noddack non venne preso in considerazione e si proseguì senza supporre che in realtà in quella scoperta poteva celarsi una delle più rivoluzionarie scoperte del Novecento. Con la fine della Prima Guerra Mondiale permane in tutta Europa un sentimento di nazionalismo destinato a crescere negli anni successivi. In Italia, il nuovo regime fascista intraprende un'opera di allineamento ideologico di tutti i campi della cultura ai principi etici dello Stato. La scienza diventa uno strumento utile a raggiungere gli obiettivi di sviluppo della nazione secondo gli esclusivi fini del regime. In quest'ottica cambia la figura dello scienziato, che non è più votato all'autonoma ricerca del sapere, ma piuttosto è tenuto a contribuire alla creazione del primato tecnologico del proprio paese. A questo scopo vengono fondati importanti istituti di ricerca come l'Istat, il CNR e l'Istituto Superiore di Sanità, e vengono stanziati fondi per condurre studi scientifici e creare nuove tecnologie. Anche Fermi, all'inizio degli anni 30, riesce a ottenere i finanziamenti necessari per condurre le ricerche sul nucleo atomico e a organizzare il primo congresso internazionale di fisica nucleare, al quale partecipano gli scienziati più illustri del tempo. Il regime, tuttavia, si riserva di approvare e finanziare solo le ricerche che giudica adatte alle esigenze dello Stato fascista. Questa discriminazione avviene in ogni campo della cultura, finché con le leggi razziali del 1938 si attua una vera e propria pulizia etnica in favore delle espressioni culturali volte a rappresentare i valori della razza italica. Molti artisti, scienziati e intellettuali vengono estromessi dai circuiti ufficiali e costretti in molti casi a rifugiarsi all'estero. Questo destino tocca lo stesso Fermi, che deve trasferirsi in America per poter proseguire le sue importanti ricerche scientifiche. A partire dal 1935 il gruppo di Via Penisperna comincia a sgretolarsi. I giovani ricercatori cominciano ad avere sistemazioni definitive, quindi ad andare via da Roma, e a Roma rimane sostanzialmente Enrico Fermi ed Edoardo Amaldi. Però succedono anche altri avvenimenti in quegli anni che rendono il percorso particolarmente difficile per Enrico Fermi. Nel 1937 improvvisamente muore Orso Mario Corbino e subito dopo Guglielmo Marconi. Corbino e Marconi erano, diciamo, i due
sostenitori di Enrico Fermi. Con la loro morte Enrico Fermi perde quegli appoggi politici che lo avevano garantito fino a quel momento. Il segno di questo è la nomina del professor Lo Surdo, un rivale, tra virgolette, di Fermi, cioè un fisico sperimentale che diventa direttore dell'Istituto di Fisica al posto di Enrico Fermi. Ma ancora di più, Fermi si rende conto che al punto in cui si è arrivati, per mantenere il primato della fisica italiana nel campo dei neutroni, non è più sufficiente utilizzare gli strumenti che avevano a disposizione fino a quel momento. Sono necessari finanziamenti, è necessario costruire un acceleratore, insomma è necessario disporre di altri mezzi, mezzi che altri posti nel mondo hanno facilmente a disposizione. È così che nel 1937 Enrico Fermi fa domanda per avere dei finanziamenti in modo da poter costruire l'Istituto di Radioattività Italiana. Questa domanda viene respinta, quindi Fermi si trova nella condizione di non poter più svolgere al meglio, come avrebbe desiderato, le sue ricerche. Nello stesso tempo, nel 1938, vengono promulgate le leggi razziali e la moglie di Fermi, come sappiamo, era ebrea. L'insieme di tutti questi avvenimenti fanno decidere a Fermi di espatriare, di andare in America, e l'occasione è l'assegnazione del premio Nobel. Per ricevere il premio Nobel a Stoccolma, Enrico Fermi parte con tutta la famiglia da Roma, arriverà a Stoccolma, riceverà il premio Nobel e ci sarà un grande scandalo perché non farà il saluto fascista al re di Svezia e subito dopo si imbarcherà su un transatlantico per approdare direttamente in America, dove inizierà una nuova stagione per le ricerche di Enrico Fermi. Negli stessi giorni in cui Enrico Fermi sta viaggiando dalla Svezia all'America, Lise Meitner e Otto Frisch interpretano correttamente i risultati di Strassmann e Hahn e danno notizia della scoperta della fissione nucleare. Che cos'è la fissione nucleare? Beh, immaginiamo di bombardare un nucleo atomico e che questo nucleo si rompa, si spezzi in due parti. E immaginiamo di pesare le due parti che si sono i due frammenti nucleari, se sommassimo le loro masse, otterremo una massa minore del nucleo che si è rotto, del nucleo originario. La differenza di massa, secondo la celebre equazione di Einstein che legava la massa all'energia, è uguale a mc quadro, dove c era la velocità della luce. Quindi, come si vede, una piccolissima massa, se si distrugge, può dare luogo ad una quantità enorme di energia. Beh, la differenza di massa tra i due frammenti nucleari e il nucleo che si era rotto, che si era fissionato, era proprio l'energia liberata nel processo della fissione. Ma comunque il dato essenziale è il fatto che in un processo di fissione vengono liberati anche dei neutroni. Questo era per Fermi e per molti fisici un indizio di grande importanza, perché se si bombarda un nucleo con un neutrone, supponiamo, se questo si rompe in due parti, libera energia, però libera anche due neutroni, beh, questi due neutroni possono colpire altri due nuclei atomici, liberare energia e produrre quattro neutroni. Questi quattro neutroni possono colpire altri quattro nuclei e liberare, oltre energia, altri otto neutroni e così via. Cioè si ha la possibilità di una reazione a catena. I fisici videro subito in questo la possibilità di un'enorme applicazione di questo fatto e addirittura anche di un'applicazione bellica.
No? Era evidente che se si riusciva a affizionare una certa massa di materiale, la quantità di energia liberata diventava enorme. Si racconta che nello studio di Enrico Fermi in università, un giorno lui parlando diciamo di fronte alla finestra con un suo collaboratore avesse racchiuso proprio le mani così e aveva sottolineato il fatto che insomma bastava una cosetta così per distruggere tutto quello che c'era davanti. Con l'arrivo di Enrico Fermi in America e la notizia della fissione nucleare, Enrico Fermi inizia una brevissima collaborazione con Leo Szilard. Leo Szilard è un fisico ungherese molto attivo e riescono a fare soltanto un lavoro assieme, però un lavoro molto importante. È un lavoro che dimostra che il numero di neutroni prodotti in una reazione di fissione è maggiore del numero di neutroni che si perdono. Questo era il segno della realizzabilità della reazione a catena. Leo Szilard, che è un fisico molto attivo, come avevo detto, capisce subito la potenzialità di questo fatto e si attiva immediatamente, convincendo un suo collega, Wigner, un altro fisico ungherese, a tentare di convincere Einstein, e ci riescono benissimo, a scrivere una lettera al presidente degli Stati Uniti, a Roosevelt, per finanziare un progetto volto alla costruzione di una nuova arma fondata su questo principio, prima che i tedeschi potessero fare la stessa cosa. La lettera a Roosevelt viene scritta nel 1939 da Einstein e Roosevelt avvia subito un programma volto allo studio di fattibilità per la costruzione di una nuova arma. La prima pila atomica si accende il 2 dicembre del 1942 in uno scantinato, funziona per circa mezz'ora. Al termine, quando viene spenta, si stappa un fiasco di Chianti e viene firmato da tutti i componenti dell'esperimento per festeggiare l'evento. Vi è una telefonata tra Compton, uno dei fisici che ha partecipato all'esperienza, e Conant, che è il rettore dell'Università di Harvard. È una telefonata in codice. La telefonata ha questo tenore: Jim, ti farà piacere sapere che il navigatore italiano è sbarcato nel Nuovo Mondo. E come si sono comportati gli indigeni? Chiede Conant. E Compton risponde molto amichevolmente. Con la costruzione della prima pila atomica, il progetto di costruire una nuova arma fondata sulla fissione nucleare si capisce che è una meta molto raggiungibile. È quasi la realizzazione di una profezia di Enrico Fermi. E nel 1920, infatti, nel 1923 per essere più precisi, viene pubblicata in Italia la traduzione di un libro sulla relatività ristretta, pubblicato da Kopff, questo era l'autore, e viene tradotto in italiano. E si decide di aggiungere anche dei contributi di fisici italiani a Enrico Fermi, giovanissimo a quell'epoca, un giovane di poco più di 20 anni, viene chiesto di trattare il problema delle masse nella teoria della relatività. Bene, Enrico Fermi si sofferma proprio su questo aspetto. Dice, ma i grandi dibattiti sollevati dalla teoria della relatività riguardano soprattutto il mutamento nelle concezioni di spazio e di tempo. Mai nessuno finora si è invece soffermato sul fatto che l'effetto proprio più
sconvolgente dalla teoria della relatività, l'effetto quantitativamente più sconvolgente è quello della conversione della massa in energia. Secondo l'equazione di Einstein, infatti, massa ed energia sono trasformabili una nell'altra. La costante che dà questa trasformazione è il quadrato della velocità della luce, cioè una piccola massa, se trasformata in energia, diventa una quantità enorme, appunto, di energia. Enrico Fermi conclude, dice, certo, adesso sono soltanto pure congetture, non c'è ancora nessun fisico che abbia realizzato questo. E forse, dice Fermi, neanche ci sarebbe da augurarselo, perché quel povero fisico capace di realizzare questa trasformazione perirebbe sotto gli effetti della sua stessa scoperta. Comunque, vi è un atteggiamento molto diverso tra la considerazione della pila atomica così come è nell'opera di Fermi e così come è nel governo degli Stati Uniti. Per Fermi la pila atomica è uno strumento di fisica, è un modo per poter fare fisica. Per invece il governo degli Stati Uniti la pila atomica è uno strumento che permette di costruire, ad esempio, di produrre un elemento altamente fissionabile come il plutonio, che potrebbe essere utilizzato per la costruzione della bomba. Come si vede, ci sono proprio due percezioni diverse della stessa cosa. Los Alamos è il posto in cui si decide di costruire la bomba atomica. La direzione è affidata a Robert Oppenheimer, un fisico teorico di grande spessore, e l'organizzazione del lavoro nel laboratorio di Los Alamos diventa proprio un esempio di un nuovo modo di concepire la fisica. A Los Alamos il lavoro viene organizzato in diverse sezioni, c'è la sezione che si occupa degli esplosivi, la sezione che si occupa della fisica teorica, la sezione che si occupa della fisica nucleare, della chimica. A Fermi è affidata la direzione di una sezione che si chiamerà dei perfezionamenti definitivi, ma il vero compito di Fermi è quello di risolvere tutti i problemi che gli altri non riescono a risolvere. È, come diranno i suoi collaboratori, una sorta di oracolo, insieme a von Neumann, che è un altro dei grandi scienziati che lavorano a Los Alamos, al progetto Manhattan. Il progetto Manhattan è il nome proprio di questo gigantesco progetto che coinvolge centinaia, addirittura migliaia di persone tra tecnici, fisici, industrie. Insomma, è un'organizzazione, e tutto avviene nella massima segretezza, che cambierà proprio il modo di fare scienza. Nel 1938 il mondo è sull'orlo di una nuova guerra mondiale e molti dei più grandi fisici europei, a causa delle persecuzioni anti-ebraiche, sono riparati negli Stati Uniti. Dalla Germania provengono notizie allarmanti di esperimenti nucleari e gli scienziati della diaspora, preoccupati che i nazisti possano realizzare per primi le armi atomiche, cominciano a stimolare il governo americano perché investa nella ricerca a fini bellici. I fisici ebrei Leo Szilard ed Edward Teller, nell'estate del 1939, decidono di parlarne con il padre della relatività, Albert Einstein, per convincerlo a scrivere al presidente Roosevelt. Lo scienziato, preoccupato per il pericolo tedesco, abbandona in parte le sue posizioni pacifiste e accetta di firmare la lettera. Così, nel 1941, pochi mesi prima dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, Roosevelt decide di dare il via a un programma di ricerca per la produzione di armi atomiche, chiamato Progetto Manhattan. A dirigerlo è il fisico Robert Oppenheimer, mentre il team annovera tra i suoi membri, oltre a Enrico Fermi, grandi scienziati come von Neumann, Segré, Szilard. I lavori vengono avviati a Los Alamos, una cittadina del New Mexico. In soli 3 anni vede la luce la bomba atomica.
un tempo record ottenuto grazie alla concentrazione in un solo luogo dei più brillanti fisici del tempo e alla fretta indotta dal timore di essere preceduti dalla Germania. Nel 1944, alcuni documenti nazisti che cadono nelle mani degli alleati svelano che le ricerche tedesche erano in realtà ben più indietro. Ma gli Stati Uniti erano ormai in possesso dell'arma più potente mai conosciuta. E nonostante i dubbi espressi dagli stessi scienziati che avevano lavorato al progetto, nel 1945, il 6 agosto, la prima bomba atomica viene sganciata su Hiroshima. Il 9 agosto, la seconda su Nagasaki. I lavori a Los Alamos iniziano nel 1943 e alla fine della primavera del 1945 si è pronti per la realizzazione, per la prova sul campo proprio del primo prototipo di bomba atomica. Il fatto è che a maggio, con la morte di Hitler, la Germania sostanzialmente si ritira dal conflitto, esce dal secondo conflitto mondiale. E quindi si pone il problema se proseguire o no nella costruzione, o meglio, ormai nella sperimentazione della bomba atomica. Leo Szilard, che era stato uno dei sostenitori della costruzione della bomba atomica, riflette molto su questo aspetto e decide di fare una petizione per convincere il presidente degli Stati Uniti, che era stato Roosevelt, era morto ed era stato sostituito da Truman, per sospendere il progetto, magari fare soltanto un'esposizione, una dimostrazione dell'effetto della bomba atomica di fronte agli ambasciatori giapponesi. E questo, secondo lui, avrebbe sicuramente fatto terminare il conflitto. Viene anche dato mandato a un fisico di valutare l'opportunità della costruzione, o meglio, dell'utilizzo di questa nuova terribile arma. Il fisico è Frank e il rapporto che lui compila infatti è noto come rapporto Frank. Le sue conclusioni sono negative. Lui dice è meglio non utilizzare la bomba atomica, sia per l'impatto che questa avrebbe anche sulla percezione della popolazione riferita agli Stati Uniti, insomma per tutta una serie di motivi. Enrico Fermi si dissocia da questo. Per Enrico Fermi invece la bomba va utilizzata, tanto è vero che non firmerà nemmeno la petizione di Szilard. Il 16 luglio tutto è pronto per questo esperimento, l'esperimento Trinity. Si sceglie una landa deserta ad Alamogordo, dove viene costruito un traliccio su cui è deposto il primo prototipo. Le varie stazioni di osservazione sono poste a diversi chilometri dal traliccio su cui è deposta il prototipo di bomba atomica, e in queste postazioni sono situati gli strumenti per le varie rilevazioni. Anche Enrico Fermi è tra gli osservatori degli effetti di questa prima esplosione. Si tratta di un effetto che ha un impatto terribile su tutti i fisici presenti. Si vede effettivamente la potenza di quello che si era costruito. E la descrizione che ne fa il ministro della guerra è veramente esemplare. E vale la pena leggere soltanto una piccola parte conclusiva della dichiarazione fatta dal ministro della guerra. Fino ad allora l'uomo non aveva mai provocato un fenomeno di un potere tanto terribile. Gli effetti luminosi sono indescrivibili. Tutta la zona venne illuminata da una luce abbagliante, di intensità molte volte superiore a quella solare. Essa era d'oro, porpora, viola, grigia e blu. Illuminava ogni cosa, ogni crepaccio della vicina catena di monti
con una chiarezza e con una bellezza che non si possono descrivere, ma che occorre vedere per poterla immaginare. Era quella bellezza di cui sognano i grandi poeti, ma che non riescono a descrivere altro che in maniera povera e inadeguata. 30 secondi più tardi si udì l'esplosione. La spinta dell'aria si fece sentire come una forza contro uomini e cose, seguita immediatamente da un boato lungo, intenso, terribile, che ci ricordò il giorno del giudizio e che ci fece sentire come noi minuscoli esseri bestemmiassimo ad osare di intrometterci nelle forze fin qui riservate all'Onnipotente. Questo accadde il 16 luglio del 1945. Subito dopo, Szilard fece una seconda petizione, dopo aver visto gli effetti dell'esperimento Trinity. Una petizione firmata da più di 70 scienziati. Neanche in questa occasione Fermi firmò la petizione. La petizione fu spedita a Truman, ma ormai Little Boy e Fat Man erano questi i nomi dei due gadget, così si chiamavano le due bombe atomiche costruite dagli Stati Uniti, erano ormai in viaggio per essere caricate sulle fortezze volanti, per essere sganciate subito dopo, il 6 agosto e il 9 agosto, rispettivamente su Hiroshima e Nagasaki, provocando nell'immediato qualche centinaio di migliaia di morti, che sarà poi raddoppiato nel corso degli anni successivi. Di fronte alle tragiche esplosioni di Hiroshima e Nagasaki, Enrico Fermi mantiene la neutralità del ricercatore, ma in seguito si oppone alla costruzione di nuovi ordigni nucleari, come la bomba H. Altri fisici che avevano partecipato al progetto Manhattan entrano invece, già prima della fine della guerra, in una crisi morale. Leo Szilard, che nel 1939 era stato uno dei massimi sostenitori della necessità di sviluppare la bomba, tenta di opporsi senza successo all'uso dell'arma atomica a Hiroshima e Nagasaki. Uno scienziato di origini polacche, Józef Rotblat, abbandona i laboratori di Los Alamos già nel 1944 per militare nel movimento pacifista. Robert Oppenheimer, che era stato direttore del progetto, dopo la guerra afferma: «Per aver minuziosamente suggerito, appoggiato e infine realizzato la costruzione delle armi atomiche, i fisici conobbero il peccato, e questa è una conoscenza che rimarrà in loro per sempre». Oppenheimer rifiuterà, come Fermi, di partecipare alla costruzione della bomba H. Altri famosi fisici, invece, rifiutano la questione morale. L'ungherese John von Neumann, mosso da un profondo odio verso i nemici degli Stati Uniti, nazisti, giapponesi e in seguito sovietici, non solo partecipa alla costruzione della bomba atomica, ma suggerisce come lanciarla per creare il maggior numero di danni e di vittime, e preme per la costruzione di ordigni sempre più potenti. Compie così una rapida ascesa ai vertici delle istituzioni politico-militari, fino a diventare membro dell'Atomic Energy Commission e consigliere della CIA. Un altro che sostiene apertamente la bomba è Edward Teller, anche lui ungherese, spesso paragonato al dottor Stranamore del film di Kubrick, per il suo infaticabile impegno nel propugnare lo sviluppo dell'arsenale nucleare americano. Alla frase di Oppenheimer si dice che abbia risposto che i fisici, più che il peccato, avevano conosciuto il potere, e a quel potere Teller non vorrà mai rinunciare.
La reazione di Fermi all'esplosione di Hiroshima e Nagasaki è testimoniata da una lettera che Fermi scrive a Edoardo Amaldi subito dopo che i requisiti di segretezza vennero meno. E merita di essere letta. Dalla lettura dei giornali, scrive Fermi ad Amaldi, di qualche settimana fa, avrai probabilmente capito a quale genere di lavoro ci siamo dedicati in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l'aver contribuito a troncare una guerra che minacciava di tirare avanti per anni è stato indubbiamente motivo di una certa soddisfazione. Questo è il commento di Enrico Fermi, cioè un lavoro di notevole interesse scientifico. Al termine dell'esperienza di Los Alamos, Enrico Fermi torna a Chicago e inizia una nuova stagione di ricerca. Dirà, amava dire, non è mai troppo tardi per tentare l'ignoto. E così in effetti sarà. A partire dall'immediato dopoguerra, Enrico Fermi, che comincia ad ottenere riconoscimenti di ogni tipo, darà luogo ad una seconda scuola di fisica, la scuola di Chicago. Accorreranno studenti da tutto il mondo per poter studiare, per poter operare con lui. Anche l'Istituto di Fisica Nucleare, che viene costruito a Chicago, è dotato di un acceleratore di particelle molto importante, con cui Enrico Fermi si dedicherà ad alcune scoperte che risulteranno fondamentali per la storia della fisica delle particelle. Verrà infatti scoperta la prima risonanza nucleare e sempre in quell'ambito Enrico Fermi non si stancherà mai di collaborare con altri scienziati sui temi più diversi della fisica. Opererà con Chandrasekhar, un grande astrofisico, e anche lì darà contributi di un certo rilievo. A partire dagli anni 50, il governo degli Stati Uniti pensa che la corsa agli armamenti debba essere portata avanti. Con Los Alamos era cambiato tutto, era cambiata l'idea di guerra, era cambiata l'idea di pace, la bomba atomica era diventata sostanzialmente anche lo strumento principale della diplomazia americana. Era cambiato anche il modo di far scienza, non esistevano più i laboratori con pochi scienziati, insomma si era passati dalle atmosfere rarefatte dei laboratori scientifici alle grandi organizzazioni industriali. Era stato, come dire, un esperimento, Los Alamos, che aveva fatto capire come la scienza, l'attività scientifica potesse essere riorganizzata su altre basi. Erano richiesti finanziamenti, nuove macchine, stava partendo quella che verrà chiamata poi la Big Science. È in questo clima che il governo degli Stati Uniti decide di portare avanti la corsa agli armamenti, dedicandosi alla realizzazione di quella che veniva chiamata la superbomba, una bomba termonucleare, cioè una bomba capace di realizzare nel piccolo quello che si realizza nelle stelle, delle reazioni termonucleari molto molto più potenti, centinaia, migliaia di volte più potenti di quella che era una bomba a fissione. Enrico Fermi è consapevole che un'arma di questo tipo non può avere spazio in una guerra ordinaria. La ritiene infatti, chiamerà, uno strumento di genocidio. Quindi è assolutamente contrario alla realizzazione di una bomba H. Tuttavia il governo degli Stati Uniti chiede il suo aiuto e Enrico Fermi obbedisce. Enrico Fermi si trasferirà di nuovo a Los Alamos per diversi mesi e lì darà contributi fondamentali alla realizzazione della bomba H. Comunque sarà in quell'occasione anche che inizierà una collaborazione con altri personaggi di grande rilievo, con Ulam, Pasta, e darà avvio a nuovi settori disciplinari.
Quando Fermi, nel 1942, sperimenta la prima reazione nucleare a catena, compie di fatto un grande passo verso la realizzazione della bomba atomica. Negli anni successivi al conflitto, le maggiori potenze mondiali intraprendono una corsa per munirsi di strumenti bellici sempre più evoluti. Gli Stati Uniti predispongono allora la realizzazione della prima bomba termonucleare, la cosiddetta bomba H, un'arma di smisurato potenziale esplosivo. Il principio di funzionamento di quest'arma è la fusione nucleare, un processo in cui i nuclei di due o più atomi si fondono tra di loro, generando un nuovo nucleo ed emettendo uno o più neutroni. Per innescare questo processo, lo stesso che in natura avviene solo nelle stelle, è necessario però predisporre un ambiente a temperatura e a pressione elevatissime. Le giuste condizioni sono quelle fornite dall'esplosione di una bomba atomica. Per questo motivo l'esplosione di una bomba H è in grado di produrre un processo di reazione nucleare molto più potente di quello generato da una normale bomba a fissione. Dinanzi a questa prospettiva, lo stesso Fermi, che aveva visto nella creazione della bomba atomica nient'altro che un esperimento di notevole interesse scientifico, esprime la sua contrarietà, vedendo in questa nuova arma uno smisurato strumento di distruzione di massa. Nell'ultimo periodo della sua vita, Enrico Fermi compie due viaggi in Italia. Uno nel 1949, dove tiene una serie di lezioni in cui affronta tutti i temi più importanti della fisica di quel momento. Il secondo viaggio che compie in Italia è nel 1954, in occasione di una scuola di fisica, la scuola di fisica di Varenna, in cui tiene anche lì delle lezioni magistrali sulla fisica dei pioni. Enrico Fermi comincia ad avvertire già nel viaggio in Italia nel 1954 i primi disturbi. Ritornerà in America e subirà un intervento esplorativo per vedere cosa succede. Bene, il risultato non lascia speranze, si tratta di un cancro allo stomaco inoperabile. Probabilmente anche in questo caso, come in molti scienziati di quell'epoca che si occupavano di fisica nucleare, di radioattività, forse la causa deve essere rintracciata proprio nelle stesse scoperte fatte dagli scienziati. Nel 1954 si chiude così la parabola di questo grande scienziato che possiamo dire, senza esagerare, forse è stato secondo soltanto a Galileo Galilei.